abbiamo cominciato la nostra giornata a Paterno, abbiamo appena installato lo stand. Mostra il video. Fai un giro attorno a quel piede del tavolo. Piacere. Come ti chiami? Mattia. Mattia, possiamo fare qualche domanda? Sì, dite. Rispetto alla dipendenza, secondo te quali sono le dipendenze oggi? Sicuramente le cose più stupide. Le cose sono più stupide? Sì, tipo sigaretta, droga, alcohol, sono la prima dipendenza. Le stacco tre ogni giorno. Stare con Pasquale è una cosa. Non dico veramente. No. Ciao. Ciao Valeria. Tu sei una pittrice? Sì. Senti, ti volevamo fare qualche domanda, possiamo? Ok. Che cos'è secondo te il concetto di rischio? Il concetto di rischio? Allora, il rischio è comunque un pericolo. Secondo te che cos'è il rischio? Beh ragazzi, quando si va al di là dei parametri normali. E qual è una situazione di rischio secondo te, specialmente per i giovani di oggi? In questa giungla è già difficilissimo, già è un rischio. Ma qual è uno dei rischi a cui sono più esposti i giovani? Quello che vengono usati. Perché si beve alcolici secondo voi? Perché? Ma è una moda, più che altro è una moda, non è vero. Anche per la salute. Quello è il motivo. È sempre una moda. Disinibisce. Per stare in non vi è mai capitato, per esempio, di essere così tanto ubriachi che non riuscivate a parlare? No, mai. Lei è? Il vice sindaco. Di Paterno. Secondo lei, com'è il mondo giovanile oggi? Se devo confrontare con il mondo giovanile del mio tempo, c'è una grossa differenza, una grossa. Noi eravamo più portati per lo sport, per stare insieme, ma creando un gruppo di amici dove non c'era slealtà. Oggi vedo un po' tra questi ragazzi un po' di slealtà tra di loro. È difficile che facciano gruppo oggi, non c'è il gruppo. Allora, stasera siamo qui a Paterno, come mai siamo a Paterno questa sera? Penso perché il comune di Paterno sia stato in prima persona interessato su questa situazione, appunto creando questo binomio con l'Iskra per cercare di fare, di portare avanti questo progetto e stare vicino pure a questi ragazzi. Nome? Rosa. Ruolo? Presidente della Prodotti. Ah, siamo qui a Paterno con Avvitamenti. Qual è la sua opinione relativamente ai giovani di oggi? Da insegnante mi fai una domanda molto difficile. I giovani d'oggi hanno molte difficoltà e hanno bisogno di essere guidati sicuramente. E cosa manca secondo lei ai giovani di oggi? Non manca nulla, manca il senso appunto della percezione del rischio, forse questo. E secondo lei nell'ultimo periodo relativamente alla tematica delle dipendenze, la situazione com'è? È peggiorata ed è preoccupante, insomma, soprattutto come educatori, come genitori, perché sempre prima inizia la dipendenza, noi lo notiamo, insomma, anche nelle scuole. Per esempio anche questo tenere continuamente il telefonino in mano, leggere continuamente i messaggi, questi movimenti anche un po' compulsi delle mani dimostrano che siamo ormai dipendenti anche da alcuni tipi di macchine, da alcuni tipi di... Quale sarebbe secondo lei un'alternativa alle dipendenze? Farsi un progetto di vita e non uniformarsi. Vai, nome! Gabriele. Hai mai bevuto? Perché? Passatino. Devi bere da solo quando bevi o in compagnia? In compagnia. E perché si beve quando si sta in compagnia? Per divertirsi. Che cos'è il rischio? Lion. Il leone. Ah, quindi per loro il pericolo è il leone. Ah, okay. Come ti chiami? Carmine.
Carmine, che cos'è secondo te il rischio? Il rischio? Bella domanda. Il rischio è... ti dà una sensazione di brivido. Brivido. Adrenalina. Adrenalina pura. Cioè. E che cos'è la dipendenza secondo te? La dipendenza. Il gioco, fuma, alcol. Sembrano vizi, sono vizi. Ok, va bene. Si dice che per togliersi un vizio bisogna prendersene un altro. Che sarebbe la vita senza un vizio? È una vita normale.